Un caro saluto, benvenuti ad Areopago, notizie dalla Chiesa Sarda con uno sguardo a Roma e alle missioni. In primo piano la visita ad Limina Apostolorum dei Vescovi della Sardegna in programma dall'8 al 12 aprile. In questi giorni i Vescovi incontreranno in particolare Papa Francesco, ma sentiamo che cos'è la visita ad Limina nell'editoriale preparato da Don Giannissini. La conferenza episcopale sarda in visita ad Limina e quanto sono chiamati a fare i vescovi proprio in questi giorni. Secondo la disciplina canonica, il vescovo diocesano compie ogni 5 anni l'antica tradizione della visita ad Limina per onorare i sepolcri dei santi apostoli Pietro e Paolo e incontrare il successore di Pietro, il vescovo di Roma, Papa Francesco. La visita, nei suoi diversi momenti liturgici, pastorali e di fraterno scambio, ha per il vescovo un preciso significato: accrescere il suo senso di responsabilità come successore degli apostoli e rinvigorire la sua comunione con il successore di Pietro. Gli incontri fraterni con il romano pontefice e i suoi più stretti collaboratori alla Curia Romana offrono al vescovo un'occasione privilegiata, non solo per far presente la situazione della propria diocesi e le sue aspettative, ma anche per avere maggiori informazioni circa le speranze, le gioie e le difficoltà della Chiesa. Il vescovo si è preoccupato di inviare per tempo una relazione alla Santa Sede sullo stato di salute della diocesi e questa relazione deve fornire al pontefice e ai dicasteri romani un'informazione di primo piano che sia veritiera, sintetica e precisa e di grande utilità per l'esercizio del ministero petrino. E restiamo su questo argomento della visita ad Limina perché è tutto pronto e vogliamo entrare di più nello specifico del programma, di quello che i vescovi sardi faranno dall'8 al 12 aprile. Ci dice tutto Roberto Comparetti, direttore del settimanale Il Portico dell'Arcidiocesi di Cagliari, che seguirà la delegazione a Roma. Sì, grazie Daniele. Lunedì inizia la visita di Limina dei Vescovi Sardi nel Vaticano, primo appuntamento con Papa Francesco alle 9. Successivamente, nel corso della settimana, le visite di diversi dicasteri del Vaticano. Il tutto la mattina inizierà con una celebrazione eucaristica, la prima delle quali sarà martedì alle 7:15 in San Pietro. Successivamente le celebrazioni a San Paolo fuori le mura, a Santa Maria Maggiore e a San Giovanni Laterano. Mercoledì l'appuntamento invece sarà in Piazza San Pietro, sempre con Papa Francesco, tutti i vescovi sardi, naturalmente anche i seminaristi della nostra isola. Sarà una settimana importante per la Chiesa sarda, chiamata a raccontare la propria vita e anche a verificare quelle che sono le eventuali criticità e i punti di forza, un confronto con i dicasteri e naturalmente con Papa Francesco. Cercheremo di dar conto di tutto questi di tutti questi appuntamenti che caratterizzano la settimana dei nostri vescovi, lo faremo direttamente in collegamento da Roma. E voltiamo pagina, siamo nel tempo forte della Pasqua. Ascoltiamo il messaggio preparato dall'Arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi. Nel prepararmi a questo messaggio, così come nel prepararmi alle festività pasquali, ripensavo a quella frase del Concilio Vaticano II, per cui il futuro è nelle mani di chi sa trasmettere alle nuove generazioni ragioni di vita e di speranza. E questa è la più grande delle vocazioni della Chiesa, trasmettere a tutti gli uomini, in particolare ai giovani, ma anche a chi abita altre fasce di vita, ragioni di speranza nell'approssimarsi alla sua glorificazione in Gerusalemme. Gesù parla della vita e parla della vita eterna, di quella che la morte non può interrompere, e dicendo che chi ascolta le sue parole, chi lo accoglie, non morirà in eterno. Possiamo costruire il futuro, possiamo sacrificare la nostra vita, possiamo lavorare nella certezza di qualcosa che non finisce, di qualcosa che dura per sempre. Questa è la nostra grande speranza e l'energia del nostro lavoro e della nostra costruttività. Abitiamo un tempo triste in cui la morte sembra
invece occupare le pagine dei giornali. Pensiamo alle guerre, ai combattimenti che non risparmiano i bambini, che non risparmiano le donne, e che sono frutto di arbitri, frutto di potenze, di prepotenze, anche negli ambiti più delicati dell'esistenza, come quelli familiari, come quelli affettivi. E anche il rapporto tra uomo e donna sembra quasi avvelenato dall'istinto del possesso e quindi della morte. Noi dobbiamo riprendere a parlare della vita, dobbiamo riprendere a parlare di una vita capace di sconfiggere la tentazione della morte, il suo oscuro anche fascino. No, a noi importa solo il fascino della vita piena, della vita felice, della vita che è come frutto di una verità sperimentata e accolta. Il giorno di Pasqua leggeremo il brano dei due discepoli che vanno a Emmaus, anche loro un po' scoraggiati, incapaci di leggere un senso positivo in ciò che è accaduto in quei terribili giorni della passione e della morte di Gesù. Si affianca a loro un misterioso viandante che li interroga, penetra nel loro animo e spiega ciò che è accaduto, non un semplice annuncio, non la ripetizione verbale di una verità, ma un incontro carico di ragioni. E che induce quelle persone a rileggere la storia accaduta e alla fine a riconoscere la presenza del risorto in quel misterioso compagno di viaggio. Il loro cuore era stato acceso. Ecco, il mio augurio è che tutti possano incontrare questo misterioso viandante, l'unico capace di dare un senso alla nostra esistenza, accendere gli occhi. Accendere il cuore e aprire gli occhi. Auguri a tutti. E adesso con il biblista Michele Antonio Corona ascoltiamo un breve commento sul Vangelo di domenica 7 aprile. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Così abbiamo cantato la mattina di Pasqua con il ritornello del Salmo responsoriale. Questo è il giorno. Non più la notte, non più il buio, non più la tenebra, ma il giorno, la luce radiosa. Questo è il giorno di Pasqua. E la liturgia nell'ottava di Pasqua, quindi fino a questa domenica, la domenica in albis, ci presenta il mistero della Pasqua nell'ottavo giorno. Tanti significati si addensano in questa settimana. E tanta vita nella prima chiesa, soprattutto nella chiesa di Gerusalemme, si viveva in questa settimana con le famose catechesi battesimali, che si possono condensare proprio in questo versetto che ci viene nuovamente presentato nel Salmo della Domenica in Albis. Questo è il giorno, questo. Potremmo pensare che in questo salmo, un salmo di ringraziamento, un salmo di pellegrinaggio, un salmo che unisce la vita dell'individuo con la vita della comunità, si trova proprio l'attenzione alla vita concreta, alla storia, al momento preciso in cui noi viviamo, senza nostalgie da una parte e senza tensioni verso un futuro desiderato. Questo, cioè oggi, è il giorno del Signore, la Pasqua che si innesta nella nostra vita, nella nostra esistenza. E Gesù ha scelto un momento preciso della storia per incarnarsi, ha scelto un momento e un luogo preciso, ha scelto un popolo e ha scelto una situazione, un contesto storico-politico. Dove si trova la nostra vita? Dove si trova la nostra esistenza e come possiamo fare Pasqua all'interno proprio di questa vita. Allora, ancora buona Pasqua a tutti in questo giorno fatto dal Signore. E adesso andiamo alla Maddalena, dove si è tenuta una rievocazione particolare della risurrezione. Si è tenuta la mattina di Pasqua con una processione che ha ricordato l'apparizione di Cristo a Maria di Magdala, a differenza di altre che ricordano l'incontro con sua madre, Maria, il servizio di Claudio Ronchi. Anche quest'anno, ed è ormai una tradizione alla Maddalena, la mattina di Pasqua è stato rievocato l'incontro, raccontato dai Vangeli, di Maria di Magdala con Gesù risorto dai morti. Così come era stato rievocato lo scorso anno, nella stessa mattina di Pasqua e in quelli precedenti.
un momento forte di fede, di annuncio della risurrezione, evento basilare questo sul quale poggiano le fondamenta del cristianesimo, un evento che ha anche un ulteriore significato se si osserva la scelta femminile da parte di Gesù verso chi per prima la risurrezione avrebbe dovuto annunciare agli altri, avrebbe dovuto testimoniare. Avvenuto l'incontro in Piazza Comando, la solenne processione con i due simulacri, tra le preghiere, la commozione, qualche lacrima e gli spari dei fucilieri, si è diretta verso la chiesa di Santa Maria Maddalena. Davanti Gesù risorto, portato dalla confraternita del Getsemani, dietro Santa Maria Maddalena, sorretta dai fidali classe 1974. Nella chiesa parrocchiale le due statue sono state benedette dal parroco Don Andrea Domaschi e poste una a fianco all'altra per la preghiera e la venerazione dei fedeli. Un altro rito suggestivo si è avuto alla Maddalena la notte di Venerdì Santo con la Via Crucis cittadina molto partecipata, che ha percorso strade e piazze dell'isola partendo dalla frazione di Moneta per arrivare, dopo un percorso lungo circa 4 chilometri, alla chiesa di Santa Maria Maddalena. Si intitola Come in uno specchio, leggere la Bibbia per leggere se stessi, di Sebastiano Pinto. Il libro, che mercoledì 17 aprile verrà presentato nel monastero Mater Dei di Olbia. L'appuntamento è alle 19, sarà presente l'autore, modera l'incontro Angelo Sezzi, docente di storia e filosofia. Siamo adesso alla rassegna stampa, diamo subito uno sguardo ai periodici diocesani della Sardegna. Questa settimana la rassegna sarà più breve perché alcuni periodici non sono usciti per la pausa pasquale. Ma iniziamo subito con Il Portico. Il Portico, il settimanale diocesano di Cagliari, che dedica la copertina e un approfondimento alla visita ad Limina che terranno i vescovi a partire da lunedì, ne abbiamo parlato anche nel nostro notiziario, e in copertina viene pubblicata la lettera che Monsignor Giuseppe Batturi ha indirizzato alla diocesi in vista proprio di questa visita. Ne leggiamo insieme alcuni passaggi. La visita ad Limina, nei suoi diversi momenti liturgici, pastorali e di fraterno dialogo, esprime il riferimento di tutte le chiese alla fede apostolica, consolida la responsabilità dei vescovi diocesani in quanto successori degli apostoli, rafforza i vincoli di fede, di comunione e di disciplina con il successore di Pietro e l'intero corpo ecclesiale. Chiedo a tutti, scrive Monsignor Batturi, ed in particolare alle parrocchie, ai monasteri di clausura, alle diverse comunità di orazione, di pregare per l'importante atto ecclesiale che mi accingo a compiere. E poi nel taglio basso viene pubblicato nel dettaglio il programma della visita con le celebrazioni e gli incontri previsti. Nelle pagine interne il Portico pubblica un'intervista proprio a Monsignor Giuseppe Batturi in occasione della Pasqua, parlare di Cristo al cuore dell'uomo inquieto. Anche in questo caso leggiamo giusto qualche passaggio. Dice così: pochi giorni fa il cardinale Matteo Zuppi ha detto che suscita preoccupazione la tenuta del paese. Certamente in ballo, dice, la tenuta del sistema Italia. Non dobbiamo far venir meno i legami di solidarietà e di coesione fondamentali per l'unità nazionale, perché un paese può crescere solo insieme e unito. Poi si fa riferimento al caso di Pioltello, la scuola che ha deciso di sospendere le lezioni nel giorno di chiusura del mese sacro del Ramadan, è un campanello di allarme per la presenza dei cattolici in Italia, e questa è la risposta di Monsignor Batturi. Sarei più preoccupato di un laicismo che non riconosca lo spazio del fenomeno religioso in termini comunitari. Vorrei che i cristiani vivessero il dialogo con tutte le religioni, sapendo riportare l'uomo alla dimensione religiosa del suo rapporto con Dio dentro un'identità chiara e un'amicizia aperta. Le cose non sono incompatibili. Quando il cristianesimo non è ridotto a mero elemento sociologico, identitario, ma è aperto all'incontro con gli altri, una nazione come l'Italia può aprirsi ad altre dimensioni culturali, etiche e religiose. Un vantaggio per tutti, naturalmente, nel rispetto degli ordinamenti.
A pagina 4, recuperare lo sguardo bello e nuovo del lavoro. In seminario un incontro di preghiera con testimonianze. Poi nel taglio centrale i sei catecumeni hanno detto il loro sì in cattedrale. L'articolo è firmato da Don Emanuele Mameli. E poi nel taglio basso, grazie al supporto dei giovani del Servizio Civile Caritas, progetto Policoro protagonista al Job Day. E poi voce del locutore in un sepolcro vuoto, le speranze dell'uomo. L'editoriale del direttore Don Gianfranco Pala, il segno è a primo impatto quasi senza senso, il corpo di un uomo morto sulla croce che non viene trovato nel sepolcro dove era stato posto. Non ci sarebbe nulla di straordinario se quella notizia non fosse quella che ha trasformato per sempre la storia dell'umanità e della storia. L'evangelista Giovanni sembra quasi volerci portare per mano con lui e Pietro a guardare dentro quella tomba scavata nella roccia. Una corsa snervante per poi affacciarsi a vedere il sudario, i teli e vuoto. Laddove sembrava che la storia di quel giovane rabbì si dovesse fermare per sempre, ora sembra davvero ricominciare. Anzi, tutto comincia ora. Incredulità, mistero, promesse che sembravano dissolte sul legno della croce e in quel corpo inerme, senza vita, martoriato, sembrano riprendere forma, sembrano come d'incanto ritrovare il senso. Dalle pagine interne c'è questo articolo che parla del Vescovo Monsignor Corrado Melis e dice: rivolgo un pensiero grato a voi amici sindaci del territorio della Diocesi per la vostra presenza stasera in quest'ora di particolare sofferenza. Si parla della messa crismale. Voi avete un compito non facile e sempre esposti a tanti rischi e incomprensioni. Voi siete persone per bene, capaci che date molto al bene comune. Nonostante tutto continuate a farlo con tanto amore. E poi ecco la messa crismale in cattedrale dei Vescovi, in comunione di vita con Cristo Gesù per essere partecipi della sua regalità e sacerdozio. L'articolo è firmato da Pierluigi Sini. E poi ancora dalle pagine interne vi proponiamo questa recensione di Don Tonino Cabizzoso, La Pira e Andreotti, profezia e storia si coniugano armoniosamente. Si parla del libro di Augusto D'Angelo, Bisogna smettere di armare il mondo. Giulio Andreotti, Giorgio La Pira, Carteggio 1950-1977, la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. E poi ancora 10 anni di ministero sacerdotale di Don Pigi nella comunità di Monti, l'articolo in questo caso è di Giuseppe Mattioli. E poi concludiamo con Credere Famiglia Cristiana, nella sua carriera di alpinista si è spesso confrontata con la morte, da qui la sua idea di non essere mai sola, dobbiamo cercare dentro di noi Dio insieme a quella forza che ci spinge alla vita. Tamara Lunger, la fiducia in Dio fa scalare le montagne. Famiglia Cristiana, la guerra non oscuri la luce del risorto. In copertina il patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, i cuori si sono induriti a Gaza, serve subito una tregua. E con Famiglia Cristiana concludiamo la rassegna stampa di questa settimana, al momento adesso delle parole di Papa Francesco. Il fine della giustizia è che in una società ognuno sia trattato secondo la propria dignità. Ma già gli antichi maestri insegnavano che per questo sono necessari anche altri atteggiamenti virtuosi, come la benevolenza, il rispetto, la gratitudine, l'affabilità, l'onestà, virtù che concorrono alla buona convivenza delle persone. La giustizia è una virtù per una buona convivenza delle persone. Tutti comprendiamo come la giustizia sia fondamentale per la convivenza pacifica nella società. Un mondo senza leggi che rispettano i diritti sarebbe un mondo in cui è impossibile vivere, assomiglierebbe a una giungla. Senza giustizia non c'è pace. Senza giustizia non c'è pace. Adesso il commento di Don Gianni Sini. Durante l'ultima udienza generale in Piazza San Pietro, il Papa ha parlato della seconda virtù cardinale. Un mondo senza giustizia è un mondo senza pace. E lo ha detto durante l'ultima udienza generale, proseguendo il ciclo di riflessioni
sui vizi e sulle virtù. Il pontefice si è soffermato in questa occasione sulla virtù sociale per eccellenza e ha parlato a proposito della giustizia citando il Catechismo della Chiesa Cattolica, che la definisce così: la virtù morale che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto. Questa è la giustizia. Spesso, quando si nomina la giustizia, si cita anche il motto che la rappresenta, uniquicus sum, cioè a ciascuno il suo. È la virtù del diritto che cerca di regolare con equità i rapporti tra le persone. È rappresentata allegoricamente dalla bilancia, perché si propone di pareggiare i conti tra gli uomini, soprattutto quando rischiano di essere falsati da qualche squilibrio. Qual è il suo fine? Il suo fine è che in una società ognuno sia trattato secondo la sua dignità. Ma già gli antichi maestri insegnavano che per questo sono necessari anche altri atteggiamenti virtuosi, come la benevolenza, il rispetto, la gratitudine, l'affabilità, l'onestà. Virtù che concorrono alla buona convivenza delle persone. La giustizia è una virtù per una buona convivenza delle persone. Siamo ora ad Emmaus, pillole di spiritualità con padre Massimo Maria Terrazzoni. In questo tempo pasquale, in tutte o quasi tutte le apparizioni di Gesù risorto nel Cenacolo, sulle rive del lago, Gesù utilizza un saluto che in questo momento storico per noi quasi assume un significato speciale e anche particolare: pace a voi. Che cos'è questa pace che il Signore risorto dà e che cos'è questa pace che è dono della Pasqua di Gesù risorto? Non è principalmente un sentimento, neanche un accordo superficiale tra le persone e neanche una armonia interiore, come oggi qualche volta si tende a dire, ma la pace che Gesù risorto dà, offre, regala è Lui stesso, è il Signore che è la pace, una pace che è nata dalla sua croce, una pace che è nata dal suo dono, una pace che è nata dal suo donarsi, una pace che è nata dalla sua e che è la sua presenza nella nostra vita. Allora credo che questo dono che siamo chiamati a raccogliere, a riaccogliere, che è la presenza di Gesù, però ci offra anche un'opportunità per un discernimento. Dove c'è la pace, c'è il Signore risorto. Dove non c'è la pace, non c'è la sua presenza, non c'è la sua esperienza, non c'è la sua parola, non ci sono le sue logiche. Allora non è importante parlare di pace, ma bisogna prima di tutto vedere anche tra noi credenti: siamo in pace, viviamo nella pace, siamo artigiani di pace? La nostra vita è sotto la signoria del risorto. Dove la pace non c'è, forse ci sono altre cose anche importanti, ma se manca la pace, manca il Signore risorto. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.